Lutto cittadino a Pisticci per la morte di Lucio, Luciano e Simone. Proseguono i rilievi degli inquirenti al lavoro per risalire alle cause dello scontro. Questo pomeriggio i funerali, anche Palazzo San Gervasio piange due giovani vite, quelle dei fratelli Solimena morti in uno scontro a Terlizzi. Contrasto alla criminalità organizzata presso la direzione investigativa in Basilicata, come più volte sollecitato dal procuratore Francesco Curcio. Pronto il bando per i 18 investigatori che andranno ad occupare la sede potentina della DIA. Soddisfazione da politica e sindacati. Coronavirus, 5 sanitari Novax sospesi al San Carlo. Intanto oggi prosegue la campagna vaccinale per i più piccoli, ma non mancano i problemi per il monitoraggio nelle scuole. A Potenza la camera ardente per Romualdo Coviello, ad accogliere la salma il presidente del Consiglio regionale Polese e il vicepresidente della Giunta Fanelli, le voci di chi lo ha stimato e conosciuto. Lo sport con il calcio: dopo un mese di assenza tornano in campo nel pomeriggio il Potenza e il Picerno in Serie C con la 23esima giornata. Sosta forzata in Serie D per le tre formazioni lucane, in serata spazio alla pallavolo. Buona domenica e bentrovate all'appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dai titoli: 5 vite lucane spezzate in meno di 24 ore, è un bollettino di guerra, il bilancio dei 2 incidenti stradali in cui hanno perso la vita cittadini lucani negli ultimi giorni a Pisticci. Giornata di lutto cittadino, oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali di Lucio, Simone e Luciano. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi per arrivare alle cause della tragedia. Intanto il dolore purtroppo è arrivato anche a Palazzo San Gervasio, che ha perso i due fratelli Antonio e Michele Solimena, morti in un incidente a Terlizzi. Michelangelo Russo. 5 vittime della strada in meno di 24 ore. Un dolore profondo si è abbattuto sulla comunità di Pisticci, ancora senza parole, per la scomparsa di 3 suoi giovani figli ventenni, Luciano Carone, Lucio Lopatriello e Simone Andriulli, morti nello scontro frontale sulla Pisticci San Basilio nella nottata di venerdì. In paese tutti li conoscevano come 3 bravi ragazzi, 3 persone allegre e sorridenti. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi per arrivare a definire le cause del violento impatto, se sia stata la velocità eccessiva associata alla morfologia di una strada piena di tornanti e caratterizzata da un dislivello creato dalla costruzione della nuova strada provinciale, oppure la presenza di cinghiali, le cui incursioni in quella zona sono state segnalate più volte. La Mini Cooper è finita in una scarpata dopo aver impattato un'altra autovettura, all'interno della quale viaggiava il consigliere comunale Carmine Calandriello, la cui testimonianza potrebbe essere decisiva per chiarire la dinamica della tragedia. Alla guida del mezzo c'era Lucio, appena rientrato da Milano, dove era in cura per problemi di salute. Simone invece studiava a Potenza, Luciano lavorava nell'azienda agricola di famiglia. Una grave tragedia, come l'ha definita il presidente Vito Bardi, cordoglio anche dal prefetto Sante Copponi e dal presidente della provincia Piero Marrese. A Pisticci giornata di lutto cittadino, mentre i funerali saranno celebrati nel palazzetto dello sport dal vescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Giuseppe Cagliazzo, insieme a tutti i parroci della cittadina materana. E ieri è stata una giornata tragica anche per Palazzo San Gervasio, per la morte di 2 fratelli, Antonio e Michele Solimena, il primo 40enne sposato con 2 figli, l'altro 30enne, deceduti nell'incidente stradale avvenuto nel Barese sulla provinciale 231 in territorio di Terlizzi, con loro una terza persona alla guida del furgoncino su cui viaggiavano di rientro dal lavoro. Gestivano un'azienda di famiglia di serramenti. Il furgoncino si è schiantato con un tir fermo a bordo strada perché in panne. Una notizia che ancora ora ci porta ad essere increduli per un destino assurdo e crudele, ha dichiarato il sindaco di Palazzo Michele Mastro. Il nostro abbraccio e la nostra vicinanza va ai loro genitori e ai parenti tutti per quella che è una grave perdita di 2 vite spezzate.
Adesso parliamo di contrasto alla criminalità organizzata. Presto sarà istituita in Basilicata la direzione investigativa antimafia, come più volte sollecitato dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio. Pronto il bando per i 18 investigatori che andranno ad occupare la sede potentina della DIA e che coadiuveranno l'attività della direzione distrettuale antimafia. Il punto con Fabrizio Di Vito. L'istituzione di una sezione della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia in Basilicata, è ormai cosa fatta. A Potenza arriveranno presto, molto probabilmente per l'inizio della prossima primavera, 18 investigatori che si occuperanno esclusivamente di lotta alle mafie. Si tratterà di un organo composto da professionisti in grado di fare indagini ad ampio raggio, comprese le modalità di riciclaggio attraverso le quali la criminalità organizzata reinveste i profitti derivanti dai vari reati. La sede sarà a Potenza, non lontano dal Tribunale. Ieri mattina la conferma è arrivata durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il bando per i 18 investigatori è già pronto, come ha fatto sapere il procuratore presso la Corte d'Appello Armando D'Alterio. E così, a distanza di un paio d'anni, il grido d'allarme lanciato a più riprese dal procuratore capo di Potenza Francesco Curcio ha sortito gli effetti sperati. Il tutto in un contesto caratterizzato da una già massiva operazione di contrasto. Basti pensare che in materia di criminalità organizzata si è passati dai 15 indagati del 2017-2018 ai 367 del 2020-2021. Per Curcio, che sulla vicenda era stato audito anche dalla Commissione parlamentare antimafia nel giugno del 2021, si tratta di un'importante vittoria. Soddisfazione arriva anche dalla politica e dai sindacati. Un presidio di legalità importante ha evidenziato il segretario della CGIL Lucana Angelo Summa per un territorio come la Basilicata, dove spesso confluiscono diversi interessi delle organizzazioni malavitose, dalle questioni ambientali allo spazio di sostanze stupefacenti fino agli intrecci politico-istituzionali. Si apre adesso, conclude Summa, una nuova fase per la nostra regione. E soddisfazione arriva anche dal presidente della giunta regionale Vito Bardi. L'istituzione della sezione della DIA in Basilicata va nella direzione da noi auspicata e sollecitata nelle varie sedi istituzionali. Ringrazio il ministro Lamorgese, conclude Bardi, i parlamentari lucani, il procuratore Curcio e tutti i soggetti istituzionali che si sono spesi per dotare il nostro territorio di uno strumento importante nel contrasto alla criminalità. Adesso passiamo all'emergenza coronavirus. I dati forniti dal ministro Bianchi, che segnalano in Basilicata l'esistenza di 182 classi in DAD e in quarantena con il 90% degli alunni complessivi in presenza, confermano che nella gestione Covid a scuola restano molte zone grigie. Prima fra tutte, alla rilevazione del ministero hanno partecipato 3.771 classi su 4.165, ovvero il 90% del totale, mentre non si sa nulla delle altre. La denuncia arriva da Luigi Veltri, segretario regionale della UIL Scuola Basilicata, che sottolinea come il monitoraggio risalente allo scorso 19 gennaio sia ormai fermo. Sul fronte epidemiologico, se cala il tasso di positività nella nostra regione, resta comunque alto il numero di contagi. Nell'ultimo bollettino più di 1.000 lucani risultati positivi e oggi più di 500 le prenotazioni per le vaccinazioni ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni a Potenza, alle tende del Qatar. In linea generale, oltre il 50% della popolazione lucana vaccinabile ha ricevuto la terza dose di vaccino. Intanto all'ospedale San Carlo di Potenza sono stati sospesi 5 sanitari non vaccinati. Si tratta di un medico, 3 infermieri e 2 autisti. Come ha fatto sapere il direttore generale Giuseppe Spera, infine, in allestimento al parcheggio sulla Fondovalle il nuovo hub per il monitoraggio tramite tamponi. L'ASP comunicherà nei prossimi giorni i tempi di inaugurazione. E tra i protagonisti di questa pandemia, in primo piano a fianco dei sanitari, della protezione civile e di tante altre associazioni, ci sono anche i volontari della Croce Rossa Lucana. Un attivismo concreto che non si è mai fermato in questi 2 anni e mezzo. A loro il ringraziamento e la consegna delle croci di anzianità. Donato Carbonella. Un impegno che non si ferma mai e che in questa emergenza sanitaria ha avuto un ruolo di primo piano di supporto alle attività sanitarie e a quelle di protezione civile. La Croce Rossa Lucana ha dato sin dai primissimi giorni dello scoppio della pandemia e continua a dare il massimo nella gestione delle positività e delle malattie, come un supporto materiale alle persone affette dal Covid negli ospedali, ma anche a quelle a casa allettate o costrette all'isolamento.
un contributo fondamentale anche nella campagna di vaccinazioni, oltre alle attività ordinarie. Non ci finiremo mai di stancare, la nostra mission è quella proprio di stare a fianco alle persone che hanno bisogno. E in questo periodo non solo Potenza ma tutti gli altri 11 comitati della Basilicata quotidianamente assistono a persone bisognose e persone che positive, appunto, che non possono fuoriuscire da casa, che sono in quarantena, però grazie al nostro supporto riusciamo a dare il massimo supporto. Per questo motivo il Comitato della Croce Rossa di Potenza ha consegnato le croci di anzianità a 94 soci in una cerimonia officiata a Potenza nell'aula magna dell'Unibas, alla presenza del rettore Ignazio Mancini e di tanti tra volontari e infermieri. Il periodo, come abbiamo detto, è stato particolare, noi siamo stati in prima linea, abbiamo cercato di essere ovunque per chiunque, cercando di portare un sorriso ed essere sempre presenti nelle emergenze. Sono 94 volontari e in particolare sono suddivisi in fasce di anzianità nell'associazione. Abbiamo volontari che stanno in associazione da 15 anni, da 25, da 35 e anche da 50 anni. Un evento che ha affidato un messaggio per le nuove generazioni. Ha lanciato un bel messaggio rivolto ai giovani e ai ragazzi che sono appena entrati in associazione, chiedendo di non mollare mai e di non vanificare mai gli sforzi che vengono fatti, perché stare in un'associazione ti consente di fare del bene alle persone e di sentirti una persona migliore. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A fra poco. Pisani Cartomarket, da oltre 80 anni un mondo di passione, colore e professionalità. Nel nostro store trovi davvero tutto, prodotti per la scuola, l'ufficio e per i tuoi regali. Migliaia di proposte selezionate tra i migliori brand del settore. Pisani ha anche Office Design, un ampio showroom per scegliere con cura e costi chiari come arredare il tuo ufficio. Pisani Cartomarket è in via della Chimica numero 9 a Potenza. Se hai partita IVA ti aspettiamo anche nel nostro moderno cash and carry in Contrada Santa Loia, Tito Scalo. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capitalfair.it. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione a chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 0208 806. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Resterà aperta fino alle 15 la Camera Ardente per il senatore Romualdo Coviello, allestita nel Palazzo della Giunta Regionale a Potenza. Semplici cittadini e mondo della politica sono accorsi per tributargli l'ultimo saluto. Nel 1970 Coviello è entrato nel primo Consiglio Regionale di Basilicata con la DC, rieletto nel 75, nell'80 e nell'85 è stato anche assessore regionale e presidente dell'Assemblea Lucana. Senatore dall'87 al 2006, Coviello è stato anche professore di economia politica e agraria all'Università degli Studi di Basilicata. Ad accogliere la salma il vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese e il vicepresidente della Giunta Francesco Fanelli, che hanno portato anche il saluto dei presidenti di Consiglio e Giunta, rispettivamente Carmine Cicala e Vito Bardi, impegnati a Roma per l'elezione del capo dello Stato. I funerali si svolgeranno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Potenza questo pomeriggio alle 15.30, ma sentiamo il ricordo di quanti lo hanno conosciuto e stimato. Ma Romualdo Coviello è un pezzo di storia di questa regione. È stato uno dei padri costituenti della regione, insieme a Verrasso, Schettini, Covelli, Franco Vinci e tanti altri amici. Ha avuto grande responsabilità nella regione come assessore all'agricoltura, alla programmazione. Era un uomo molto innovativo, era aperto al dialogo, cercava di capire, di anticipare anche i tempi
in Parlamento ha svolto un grande ruolo come Presidente della Commissione, portando importanti provvedimenti anche per la stessa Regione Basilicata. Era un uomo radicato in Basilicata, sul territorio, e difendeva gli interessi delle persone più deboli, delle persone più umili. Romualdo era un politico di razza, uno dei pochi che avevano competenza, passione, determinazione, tenacia e conoscenza delle persone. Io me ne accorsi quando facemmo la campagna elettorale insieme, lui candidato alla Camera e lui al Senato, io alla Camera per l'Ulivo, nel collegio Valdaghi Lagonegrese. Lui conosceva tutti e riusciva a convincere le persone con la forza degli argomenti e con la sua tenacia. Romualdo era una persona che non si arrendeva mai. La cronaca: vigili del fuoco di Potenza al lavoro in questi istanti per sedare le fiamme di un incendio divampato in un appartamento in via dei Lucani a Noepoli, alla periferia di Noepoli. Tre squadre di caschi rossi sono al lavoro per sedare le fiamme che hanno preso il via dal camino e hanno coinvolto il tetto in legno. La famiglia è stata evacuata, lo stabile al momento è inagibile, 10 mezzi utilizzati, anche quelli aerei per i lanci di acqua dall'alto. E un altro incendio si è verificato ieri sera all'Istituto Scolastico Domenico Savio in via di Giura Potenza. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme all'interno dei locali interrati, dove stava bruciando un materiale accantonato come cuscini e materassi in disuso. Il tempestivo spegnimento del rogo ha evitato che le fiamme potessero avere ulteriori propagazioni, interessando altri locali. Nessun ferito o intossicato. I caschi rossi sono intervenuti con un'autopompa e una campagnola per un totale di 5 unità. Sul posto anche agenti della polizia locale e responsabile del parco Baden-Powell di Potenza. E si indaga sulle cause di un incendio verificatosi lo scorso venerdì dopo le 19 in un centro medico di Senise. Il titolare fa sapere che qualora si fosse trattato di un gesto intimidatorio, questo non basterà per fermare la sua attività. Il centro resterà chiuso fino al prossimo mercoledì. Cambiamo argomento con la pagina dedicata alla musica, la Ninna Nanna Dark di Angelina Mango. L'erede del grande cantautore lucano di Lagonegro sta incantando i suoi fan con il suo primo singolo disponibile su tutte le piattaforme streaming. Sentiamolo insieme nel prossimo servizio. Quando sono nata nevicava pure 6 aprile e mi hanno dato un nome. Con quel DNA era impossibile che Angelina Mango non avesse doti canore superiori alla media. Figlia di Pino Mango e Laura Valente, la giovanissima cantautrice lucana si sta facendo strada nel mondo della musica e sta incantando i suoi fan con Formica, il suo primo singolo dopo l'ingresso nella famiglia Sony, disponibile su tutte le piattaforme streaming. Un brano profondo, una ninna nanna disillusa e scura che parla di autodistruzione, di sofferenza e di perdite. Una nenia con cui catapulta gli ascoltatori sulla propria storia, guardando in faccia ogni ricordo. La sua voce in questo brano si fa struggente e strozzata, espandendosi su una nenia urban composta da una voragine di suoni che si rispondono e si intrecciano. L'artista 21enne cresciuto a Lagonegro sulle orme dei genitori ha cominciato molto presto a comporre canzoni e esibirsi dal vivo con la sua band, di cui fa parte anche il fratello batterista. Nel 2020 ha pubblicato l'EP Monoclonare e nel 2021 ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music e ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro. Difficile se non impossibile catalogarla in un genere che per comodità può essere definito cantautorato pop o ancora più genericamente urban, ma che mostra una maturità artistica non comune per una ragazza di 20 anni con un talento da vendere. Capisco più chi sei. Dovevi fare un pezzo piano e voce. Adesso non capisco più chi sei. È attivo dal 21 gennaio scorso l'impianto di illuminazione a servizio dello svincolo per la zona industriale di Tito sul raccordo
autostradale Potenza Sicignano. A darne comunicazione l'amministrazione comunale. L'impianto realizzato si aggiunge agli interventi di ripavimentazione del manto stradale e di messa in sicurezza dell'arteria stradale eseguiti dal compartimento ANAS di Basilicata per effetto della statizzazione e della conseguenziale presa in carico da parte di ANAS del tratto di strada che collega il polo produttivo di Tito al raccordo autostradale e alla SP 94. In chiusura c'è lo sport. Dopo un mese di assenza tornano in campo nel pomeriggio il Potenza e il Picerno per la Serie C, sosta forzata in Serie D per le tre formazioni lucane. In serata spazio alla pallavolo. Facciamo il punto con Donato Valvano. L'attesa è finita. Oggi pomeriggio torna in campo la Serie C con la 23esima giornata. Trasferta delicatissima per il Potenza che al Rocchi di Viterbo affronterà il Monterosi in una gara fondamentale in chiave salvezza. Gara casalinga invece per il Picerno che ospiterà la Turris in un match da playoff contro i corallini degli ex Santaniello e Lorenzini e del quasi ex Tascone. Entrambe le partite inizieranno alle 17.30. Costrette al riposo forzato invece le tre formazioni di Serie D, sempre a causa Covid, infatti Francavilla Mariglianese e il derby Rotonda Lavello sono state rinviate a data da destinarsi. Questa sera invece spazio alla Serie A2 di pallavolo con la rinascita al Lago Negro che a Reggio Emilia andrà a caccia della quarta vittoria di fila, prima battuta alle 18. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona domenica!